Benvenuti al momento dell'informazione, innanzitutto un buon anno da parte di tutta la redazione di Arezzo TV e allora iniziamo subito con il primo servizio dedicato proprio alla cronaca di questo Capodanno. È rosa il primo fiocco nelle culle dell'Aretino in questo 2024. Giudia è nata all'ospedale della Gruccia in Valdarno alle 5.40. L'ha seguita poi Giorgio, venuto alla luce alle 10:53 all'ospedale San Donato di Arezzo. I botti nell'Aretino non hanno provocato incidenti o feriti, sono stati invece 11 gli interventi per intossicazione alcolica, due hanno riguardato minori. Il primo, poco dopo la mezzanotte in Piazza Guido Monaco ad Arezzo, è stato soccorso un minorenne. Sempre nel centro di Arezzo, pochi minuti dopo, un'altra chiamata per un altro minorenne che aveva bevuto troppo. Numerosi i casi in tutta la provincia, da Monte San Savino a Foiano fino al Sodo di Cortona e ancora a Castelfranco, in Val di Peneto e Prato Vecchio. Durante la festa in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, una persona sarebbe stata aggredita poco dopo la mezzanotte da un uomo che poi si è dileguato tra la folla. Sul posto i sanitari della Misericordia indagano i carabinieri. Infine, sul fronte degli incidenti ne è accaduto uno proprio pochi minuti prima della mezzanotte a Ponte Buriano, nel tratto della nuova viabilità a ridosso del ponte provvisorio. Un furgone con a bordo due persone si è scontrato con un Audi a rimanere feriti i conducenti, un 72enne che guidava il furgone e un ventenne alla guida dell'auto. Un tratto, questo non nuovo agli incidenti stradali. E sono stati tanti gli aretini che hanno voluto attendere l'arrivo del nuovo anno nella festa di Piazza Sant'Agostino. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Siamo qui in piazza Sant'Agostino, una bellissima serata, come sempre eh, la gente risponde, a retini turisti che riempono eh, la festa della città, una festa per tutti, eh, patrocinata e promossa dall'assessorato alle politiche giovanili del Cuno di Arezzo, sono orgoglioso ancora una volta di poter essere qua che questo 2024 sia un anno per tutti di, di pace, di gioia e di serenità. Stasera abbiamo un ospite d'onore, ieri torse direttamente dall'Inghilterra. Quest'anno abbiamo deciso di osare e quindi andare a prendere un artista internazionale per portarci all'inizio del nuovo anno con eh, nuove gioie. E adesso invece parliamo di sanità, c'è anche quello di Arezzo tra gli ospedali che saranno oggetto di un efficientamento energetico. Al San Donato in particolare saranno installati dei pannelli fotovoltaici da oltre un milione di euro a darne l'annuncio. È stato il presidente della regione toscana che ha fatto proprio il punto su queste opere che interesseranno vari nosocomi della regione. L Ospedale San Donato messo a dura prova, prova come ovviamente anche gli altri ospedali della Toscana perché... Eh, come sappiamo è atteso il picco dell'influenza, sono tantissimi gli italiani, gli aretini ovviamente non fanno eh, eccezione che sono stati a letto durante queste feste, tra i più colpiti ci sono stati proprio i bambini. Una problematica invece di questo periodo è sicuramente l'influenza, nei più piccoli si manifesta anche in bronchiolite. Indubbiamente in questo periodo abbiamo un, un, un periodo di grande circolazione dei virus. Questo avviene da dicembre a marzo, questo è il quadrimestre, io lo dico rosso, con tante infezioni. Cos'è che facilita il, il contagio? È stare negli ambienti chiusi. Per cui il freddo non è che fa malare di per sé, ma è il fatto di stare in ambienti chiusi e di trasmettersi maggiormente eh, gli agenti infettivi. Per cui i dati che ci sono ora ad Arezzo, in provincia di Arezzo e in Italia sono quelli prevedibili, sovrapponibili a quelli delle altre, delle, degli altri periodi. C'è questo virus eh, influenzale che sta girando. Però bisogna fare due specificazioni. La prima, il fatto che sono chiuse le scuole, oltre che non fare i compiti, impediscono anche la mattina di trovarsi tutti insieme. Va considerato che in Italia la mattina, quando le scuole sono aperte, si spostano 20 milioni di persone, cioè un italiano su tre, tutte alla stessa ora. All'uscita tutte alla stessa ora o in un arco di tempo. Le stesse 20 milioni di persone si rincontrano, poi i bambini stanno chiusi, chiusi in, in classe, per cui c'è questa tendenza a fare ammalare le scuole chiuse. Anche se ci sono i cenoni, gli incontri in famiglia, sono talmente limitati numericamente questi incontri che noi abbiamo, che quando c'è la scuola chiusa abbiamo un calo di, eh, di malattie. Pertanto la conclusione è questa, non ci preoccupiamo perché i dati sono in media con quelli degli altri anni, nei prossimi giorni e settimane ci sarà una, eh, un calo dei, dei, dei contagi che poi riprenderà dopo la riapertura delle scuole raggiungerà il massimo verso la fine di gennaio, i famosi giorni della merla. A Uh, febbraio abbiamo una stasi di, dei, dei virus per cui abbiamo raggiunto il culmine nel mese di febbraio a fine di febbraio a marzo avremo un calo progressivo comunque a marzo ci sono uh, ci sono ancora un numero di virus superiore a quello di gennaio insomma per ora godiamoci le vacanze e perché il peggio ancora deve venire invita anche per i più piccoli a coprirsi bene e stare anche all'aria aperta perché fa bene esatto eh, stare all'aria aperta è la miglior garanzia di salute una lotteria i cui fondi saranno destinati al Centro Antiviolenza di Arezzo il Pronto Donna a metterla a disposizione è stata una panetteria la Panart Chimera il forno di Via Nardi ad Arezzo che ha appunto organizzato questa raccolta fondi proprio per combattere la violenza sulle donne è stato peraltro ringraziato anche pubblicamente proprio dalla stessa associazione la lotteria si concluderà il prossimo 6 Gennaio. E torniamo adesso invece a parlare del Capodanno perché è stato un primo gennaio eh, davvero particolare, quello vissuto dai tanti commensali, circa mille, che non hanno voluto mancare alla colazione al museo. Benvenuti a Cortona! È Messer Luca Signorelli a dare il benvenuto a Cortona alla colazione al MAEC, una colazione in cui ci si risveglia nel Cinquecento. Ci siamo svegliati questa mattina nella magica atmosfera del Rinascimento italiano, in questi saloni di Palazzo Casali elegantemente imbanditi. Messer Luca Signorelli ci sta guidando per questa straordinaria colazione al museo. Come sono state scelte le, le ricette? Perché i commensali devono immergersi nel 500 anche con il palato. Assolutamente sì, gli chef si sono impegnati nel riproporre piatti rinascimentali, molti legumi, molta frutta, eh, molte zuppe e tantissimi formaggi e salumi. È una ricetta fatta con il riso latte alle mandorle che si faceva in tempi di digiuno, quindi stamattina è adatta visto che i grandi, le grandi abbuffate di ieri sera. Quindi, un risolato alle mandorle con un po' di spezie, quindi una tavola imbandita riccamente, quindi una tavola di signori. E ci hanno vestito anche da signori, guardate che bellezza! Tutti i cuochi sono vestiti da signori della corte. La colazione per dare modo anche ai visitatori che altrimenti non avrebbero possibilità di visitare il nostro museo di raggiungerlo appunto anche la mattina del primo dell'anno e proprio di dare un'occhiata ai tanti capolavori e tanti tesori che sono all'interno di questo posto. Avete messo insieme la visita al museo con, con la colazione? Cortona la conosciamo, il museo no, quindi era un'occasione bella per far conoscere comunque. La cultura e, e anche direi, i prodotti del territorio che sono importanti. Tanta gente, la colazione al museo oramai è un evento fisso eh, dove puntano da sempre tutte le amministrazioni comunali, siamo molto soddisfatti anche per la serata in piazza di fine anno e auguriamo a tutti un buon 2024 da Cortona e che sia davvero un 2024 ricco di pace e amore. E allora se il 2023 è stato l'anno di Luca Signorelli per Cortona, il 2024 invece sarà l'anno di Giorgio Vasari ovviamente per tutto il territorio aretino. È stato infatti approvato dalla Giunta l'accordo di collaborazione tra appunto il Comune di Arezzo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Guido d'Arezzo per la realizzazione del progetto Vasari 24. Prende dunque forma il percorso che porterà in questo anno, in occasione del 450 anniversario della morte di Giorgio Vasari, alla realizzazione di una mostra, lui dedicata, all'interno di un programma comunque più vasto e comprensivo di varie iniziative, eventi ed appuntamenti, non solo espositivi, dedicati alla figura del grande maestro aretino da Vasari ad un altro grande maestro Piero della Francesca perché sarà presentato ufficialmente il prossimo 10 gennaio il progetto all'altezza di Piero proprio in concomitanza con l'inizio dei lavori di manutenzione e revisione conservativa degli affreschi della leggenda della vera croce conservati all'interno della cappella Bacci, e lavori che saranno curati dalla direzione regionale dei musei della Toscana. Un intervento che sarà possibile seguire, tra virgolette, da vicino per tutti gli appassionati d'arte dal 27 gennaio infatti al 12 marzo saranno organizzate delle visite appunto straordinarie per potersi avvicinare proprio agli affreschi. Ovviamente le visite saranno su prenotazione. Ultima settimana di eventi per la città del Natale e per quello che riguarda ovviamente la uh, città di Arezzo che chiuderanno il prossimo 7 gennaio. Siamo davvero al diciamo, rush finale della città del Natale, da adesso in poi sarà insomma, tutta una volata, mi verrebbe da dire, fino all'Epifania. Sì, una volata lunga perché arriviamo al 7 diciamo con volumi decisamente diversi da quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Fino al 7 gennaio Arezzo continuerà a brillare, non sarà dunque il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, a portarsi via a tutte le feste, come di solito accade. Le meraviglie della città del Natale andranno avanti, complice il calendario fino al 7 dalla Fortezza delle Meraviglie alla Pista del Ghiaccio, dai Mercatini alla Ruota Panoramica, nella parte più alta della città, sarà dunque possibile vivere ancora la magia del Natale e perché no, visitare anche i musei aretini Sì, continuo fino al 7, sia al Prato che la Fortezza che, che San Jacopo e Piazza del Sorgimento eh, ripeto, l'anno scorso in quel periodo eh, abbiamo avuto sorprese nel senso che abbiamo avuto grande afflusso ai musei abbiamo avuto comunque gente, comunque prenotazioni quindi contiamo, confidiamo sul fatto che anche quest'anno prosegua questa nuova tradizione. La volta Natale finiva quasi tutto. e Negli ultimi due anni diciamo che è andata un po' diversamente e ovviamente siamo contenti. Questa rimarrà nella storia ovviamente come l'edizione che ha frantumato tutti i record. Eh, immagino che insomma dietro ai record poi ci siano state anche le polemiche. Come si reagisce a queste e come si migliora, lo ha detto anche il sindaco in conferenza stampa, una macchina che però insomma funziona. A gonfie vele. Alle polemiche si reagisce non, non reagendo: nel senso che io capisco qualche disagio che c'è stato nel weekend dell'Immacolata, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto un afflusso di persone che è, è stato anche superiore alle nostre aspettative, senza ombra di dubbio, favorito anche dal, dal meteo, perché noi, in questa edizione del Natale, per ora toccando ferro, diciamo che siamo stati anche fortunati no? dal punto di vista meteorologico. E il prossimo anno è un problema che non si pone perché il prossimo anno l'otto viene di domenica quindi non ci sarà questo tipo di, di problema. È chiaro che però che. Su un, su un meccanismo così, così grande, diventato grande, qualche, punto di, qualche nervo scoperto ce l'abbiamo e cercheremo di coprirlo. Il prossimo anno vedremo come, come organizzare la cosa, come pensare ai servizi accessori, perché poi alla fine la manifestazione, la rassegna di per sé va bene, c'è qualche piccolo accorgimento da, da prendere e lo prenderemo. Il profilo più che altro dei parcheggi, delle navette? Ma sì, diciamo che il problema quest'anno si è verificato con, con i posti auto perché sono arrivate tantissime auto in città, soprattutto tantissimi camper, e i camper non abbiamo aree attrezzate tali da ospitare mille camper in tre giorni e non sarebbe giustificato perché non è una destinazione da camperisti, e, però se lo diventa bisogna prenderne atto. E parlando sempre di Natale c'è ovviamente l'evento dell'Epifania eh, che verrà rievocato anche nei vari presepi viventi. Sono due quelli che torneranno proprio il 6 e 7 gennaio nel territorio aretino a Monterchi con addirittura 57 stazioni, un presepe davvero che ha registrato il Sold Out nella sua prima eh, uscita eh, natalizia e poi torna invece anche a Cortona, in questo caso... Eh, in particolare a Pietraia il presepe vivente allestito all'interno di un bosco Sicuramente si può definire uno scenario naturalistico eh, che desidera comunque preservare le caratteristiche di un bosco e dimostrare che in mezzo alla natura si può vivere, non c'è niente di sostanze particolari o oggetti particolari, è tutto legno e non trattato, quindi anche biocompatibile. Piccola Betlemme ricostruita all'interno di un bosco a pietraia nel comune di Cortona. Il presepe vivente di pietraia è uno dei più longevi del territorio aretino, la prima edizione risale al 1991. Circa 60 i volontari impegnati nella cura di questo evento che è davvero molto suggestivo. Dopo 30 anni si ripete una magia. Sì, esatto, io 30 anni fa in proprio in questa capanna, in questo bosco, ho fatto il Gesù bambino e 30 anni dopo ho la mia bambina che farà a sua volta Gesù bambino. Una vera e propria passeggiata di Natale immersi nella bellissima natura del boschetto che si trova dietro la chiesa. Con il cammino illuminato da candele e fuochi. Eh sì, il fuoco, il fuoco meraviglioso con le lanterne, le torce. Facciamo anche molto con la nostra fantasia o con le ricerche storiche, perché alla fine cerchiamo di fare delle ricerche e di riprodurre quello che c'era ai tempi di Gesù. Il presepe vivente a Pietraia di Cortona torna il 6 e il 7 di gennaio, a partire dalle 17.30. Fino al 7 gennaio sarà possibile anche ammirare la città di Guido nella cornice della Sala Sant'Ignazio ad Arezzo, una video installazione dedicata appunto a Guido d'Arezzo. Il millenario della nomina di Teodaldo come vescovo della nostra città offre lo spunto per l'allestimento di una mostra dedicata appunto a Guido d'Arezzo, che permetterà di rivivere una pagina fondamentale della nostra storia. Grazie a Teodaldo, Guido ebbe modo di applicare proprio ad Arezzo una, una informazione invenzione che poi si rivelò rivoluzionaria, ovvero la scrittura musicale sul Rigo. La mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio con orario 14.19. Ed infine siamo allo sport, un inviato d'eccezione ci racconterà nel prossimo servizio la partenza all'Africa Eco Race del team aretino Rossi 4x4. Bye. Sempre questa sera a Monte Carlo per la partenza dell'Africa Coreis, il Team Rossi alla sua quarta edizione. Ovviamente c'è una cosa particolare in più. È stato creato un motore ibrido a idrogeno che è stata messa di stampato, come vedete, dietro di noi e che ovviamente porta un'importante innovazione anche dal punto, di, dal punto di vista della sostenibilità. Esattamente, siamo qua pronti alla partenza della quindicesima edizione dell'Africa Eco Race, quella 2024 e ci apprestiamo a prendere il via con il nostro Nissan Patrol che abbiamo dotato di un sistema di eh, alimentazione con eh, l'additivo di idrogeno autoprodotto nel sistema della nostra vettura e ci consente di poter avere una vettura che eh, ha il, il suo passato il suo trascorso a renderla... Eh, diciamo più sostenibile e a ridurre le emissioni. Questo ci dà motivo di orgoglio per poter prendere il via questa quindicesima edizione. Un caro saluto a tutti. Questa è un class sperimentale per Stefano Rossi e Jacopo Casini che sono da Arezzo, osi, sì. oh, sì. dei grandi amici dell'Africa Ecoreis, sono sempre con noi, mi avvicino. Un attimo, doveva venire l'anno scorso, poi insomma sono state un po' di vicissitudini, si parte con una nuova avventura veramente Stefano. Certo che sì, è un piacere essere qua, si respira un'aria stupenda, l'adrenalina è sempre più alta, la quarta prima volta e devo dire che l'Africa Race ce l'abbiamo nel cuore. E questo idrogeno, questo veicolo sperimentale? È la nuova componente che abbiamo ci dà questo aiuto in più che servirà per essere nel rispetto anche della natura e poter essere più sostenibili e vediamo di portare anche questo progetto sempre più avanti. Grazie Stefano, grazie Jacopo, in bocca al lupo, li lasciamo scendere dal nostro palco qui a Monte Carlo. Allora, ancora di nazione. Avete visto E allora i partecipanti poi si sposteranno verso il porto francese di Sète per l'imbarco in nave per poi raggiungere il Marocco dove domani, martedì 2 gennaio prenderà il via appunto un'affascinante competizione sviluppata su un tracciato estremo di 6000 km fino all'arrivo alla Gorosa di Dakar in Senegal, in bocca al lupo ovviamente al team Rossi 4x4. Da parte della nostra redazione, ancora un augurio di buon anno, per quanto mi riguarda è davvero tutto. Grazie, arrivederci.